so già che incontro c'è un tipo di pubblico ed è elitario. Poi invece vado al concerto in piazza e incontro un altro tipo di persone. Ho cercato sempre di fare progetti che mischiassero queste realtà, cioè portare l'arte contemporanea alle persone che magari non hanno un grado di istruzione così alto e vedere invece i super fighetta dell'arte, come vanno a vedere le mostre d'arte contemporanea, commuoversi e piangere magari per una canzone. In tutti i progetti cerco di mischiare queste cose, anche perché penso che facciano parte di ognuno di noi. L'arte ha una capacità di, secondo me, di sintesi utilissima per qualsiasi tipo di anche di ragionamento, che poi ingenera un cambiamento sociale, un cambiamento personale e poi un cambiamento sociale. È una sorta di metafora di quello che sta succedendo, ti fa capire anche non razionalmente, ha questa capacità metaforica ed emotiva di farti capire istintivamente, poi lo elabori col ragionamento. Ed è un potere poderoso, secondo me. Oltre a questo lato non detto, c'è poi tutto quello che c'è attorno. Parlo della mia esperienza, cioè si può lavorare in campo artistico cercando di creare dei progetti collettivi, dei progetti in cui ci sia una coscienza comune. Forse è quello proprio che manca in questo periodo di fortissima individualità, il condividere un progetto comune. Significa avere lo stesso scopo, significa costruire qualcosa che è altro da noi, altro dall'individualità, dall'ego, e significa anche avere il senso del limite. Avere il senso del limite significa dare peso alle cose che si hanno e dare spazio agli altri per poterle esprimere, per poter raggiungere le stesse cose. Un piccolo festival di cortometraggi, un festival di letteratura, uniti in uno stesso contenitore. E ci sono, che ne so, il premio Strega che viene a contatto con gli alpini, il produttore degli U2, Howie B, che è mio amico, è venuto a suonare lì, con la Proloco. Questi incontri tra diversità sono fondamentali e sono arricchenti, perché vedere Howie abbracciato all'alpino che se ne vanno a bere la grappa è un successo. Idem per i progetti tendenzialmente collettivi che faccio, dall'orchestra rock il primo maggio, i The Producers o Gizmo con Copeland, vedere, che ne so, nell'orchestra rock James Senese di 70 anni, jazzista, interagire con Bob Angelini che è il musicista un po' indie, giovane, o vedere mischiarsi generi musicali anche, e vedere come interagiscono è arricchente. In termini generazionali è interessante vedere questo incontro, in termini di genere musicale, in termini regionali, cioè vedere uno dell'Alto Adige e un napoletano come James è fonte di ricchezza sia umana che musicale. Dopo tanti anni di musica leggera italiana, con chi volevo suonare o progettare qualcosa. Ho cercato delle persone che avessero inventato un suono e che fossero delle teste pensanti. Con Riccardo Sinigallia sono anni che collaboriamo, quindi insomma, è stato uno dei primi a cui ho pensato. E poi ho cominciato a mettere degli elementi che creassero appunto distonia. Gianni Maroccolo è un monumento al rock indipendente, e ci eravamo sempre incontrati senza suonare. Finalmente è venuta l'occasione, dopo aver io collaborato al suo disco, mancava un elemento ancora distonico che non conoscevo, ma ci eravamo insomma conosciuti solo Buongiorno e Buonasera, Max Casacci, le Subsonica. Quindi con questo quartetto Cetra ci siamo messi in una sala prove a suonare come i sedicenni, ed è venuto fuori una cosa interessante, perché adesso col tempo questo misto è molto interessante. C'è poi un ulteriore, non contento,
ho pensato di che cosa possiamo parlare. Ho pensato ci volesse qualcosa di esterno e oggettivo, inopinabile. Allora la scienza, un dato oggettivo. E il legame tra la scienza e la poesia è molto forte, perché spesso tanti misteri della scienza sono più efficaci di di un accostamento poetico, cioè la parte emotiva la diamo noi con la musica. E poi la scienza offre degli spunti incredibili. Cos'è l'Italia che cambia? Ma così, finirei con un'immagine, devo dire, vedere mio figlio con i suoi amici che vanno a suonare parlando anche di politica, ma che cosa possiamo fare? Penso che banalmente sia quello, e comunque pensate a come erano i diritti civili 50 anni fa, pensiamo a com'era la situazione socio-economica 50 anni fa, penso che comunque con retromarce, sangue, disastri si vada verso un miglioramento. Quest'Italia che cambia non puoi fermarla.